going to be a bunch sprint of 18 riders. Here they come now. It's a furious turn around that bottom corner. 18 riders now going for the finish line. Who's going to take the victory? Altra spinta del gruppo. Attenzione, vediamo spuntare in testa. Ci sono le maglie della Gran Bretagna e della Francia. Spettacolare. Fateli sentire. Fateli sentire. E sono gli Stati Uniti che vincono. Vince la maglia degli Stati Uniti. E la vittoria della numero 111, Megan Gastad. Grande protagonista. Vince lei. USA of America. Questo gruppo molto nutrito per il piazzamento. Ed è la Francia che va a piombare con il numero 25, che era la numero 25 in volante, ovvero la Maeva Scriman. Grazie. Vi diamo dunque appuntamento alle 13.30 per la cerimonia protocollare vera e propria. Gaia Masetti, secondo posto nella gara junior di Cittillo, è una sorta di mondiale anticipato, migliore delle italiane, un grande risultato. Raccontami com'è stata questa gara. Ma questa gara, come tutti gli anni, è stata molto movimentata. Ci sono sempre le straniere che impongono sempre un ritmo molto alto nella testa del gruppo. E io mi sentivo bene, in salita sono riuscita a rimanere lì davanti e in volata ho dato tutto, è andata bene, dai. Raccontami quali sono le tue sensazioni, siamo alla vigilia di una nuova stagione, raccontami come stai, sembra abbastanza bene direi, anzi molto bene, e raccontami come te la vedi questo 2019. Ma diciamo che fino a una settimana fa ero malata, avevo raffreddore, febbre, mal di pancia e tutto, infatti non ero neanche certa di riuscire a partire oggi a Cittillo, però mi sto pian piano riprendendo e dai, adesso sto molto bene e dai, spero di fare bene negli appuntamenti più importanti e soprattutto nelle gare in salita, perché spero di sì.